The Conti Show The Dreamers nasce dall'idea di presentare l'offerta formativa dell'ISIS Osvaldo Conti tra passato e innovazione, presentando i nuovi indirizzi che si sono accresciuti negli anni e cercando di farlo in modo spettacolare e che potesse interessare il pubblico. Per cui è una sorta di spettacolo durante il quale vengono anche presentate le peculiarità della scuola, ma viene fatto in maniera veramente molto dinamica. La parte forse iniziale e entusiasmante, cioè questo corteo storico, sono abiti storici che il Dipartimento Moda ha prodotto degli anni, corredati anche quest'anno da finimenti un po' particolari. Tutti i ragazzi che partecipano studiano nei vari indirizzi audiovisivo, informatica, il settore della manutenzione e dell'assistenza tecnica, il Dipartimento Moda Professionale, il Dipartimento Tessile. Ecco, per esempio, il Dipartimento Tessile presenterà un interessante lavoro con materiali di recupero e quindi abiti fatti con materiali di riciclo. Poi ci sono tre momenti in cui si esibirà il Liceo Coretico con dei vari momenti di danza, alcuni video del settore audiovisivo, che è uno dei nostri settori più interessanti, che sono praticamente stati aperti più recentemente, quindi proprio servizi per lo spettacolo e per l'audiovisivo, il Dipartimento Informatica e Telecomunicazioni, insomma tante cose. Poi c'è un pezzo di musical che ha preparato la professoressa Manna con un PON specificatamente dedicato al teatro. Lo facciamo qui al palazzetto con il patrocinio del comune che c'è stato vicino, siamo infinitamente grati anche di questa attenzione. È uno sforzo titanico, l'obiettivo non è fare lo show degli show, ma insomma portare i ragazzi a mettersi in gioco davanti a così tante persone. Una scuola viva, ricca di talenti. Stasera è davvero una bellissima serata. Mi ha colpito entrando vedere i ragazzi insieme ai propri genitori, mamme, papà, nonni, tutti insieme nel ammirare, nel guardare i propri ragazzi che crescono all'insegna della cultura, in questo caso della danza, del canto, della musica, quindi tanti talenti insieme per aprire questo mese che ci porterà al Natale. Lo dicevo prima, il Natale rappresenta quei sentimenti che più che mai oggi ne abbiamo bisogno, di riaffermarli con forza: la pace, la solidarietà, l'inclusione, la giustizia. Tutti questi valori questa sera sono ben rappresentati dalla cultura e lo Osvaldo Conti li rappresenta in pieno, e questa sera siamo felici di essere qui e condividere questa grande gioia e questo patrimonio culturale che abbiamo in città.